Siamo all'interno della piscina dell'Hotline di Lecce alla scoperta di una nuova disciplina sportiva e lo facciamo con Impero. Di che cosa stiamo parlando? Hockey subacqueo, rispecchia quello che è l'hockey su ghiaccio, solo che anziché avere delle porte con la rete, c'è una porta metallica sul fondo, posizionata sul fondo, con una canalina dove si cerca di inserire il disco che è appunto è simile a quello dell'hockey su ghiaccio. Risale già ai periodi della Seconda Guerra Mondiale, quando l'esercito inglese si allenavano, gli incursori della Marina si allenavano con questo gioco per aumentare le prestazioni apneistiche. Il bello di questa disciplina è aperta a tutti perché si gioca a una profondità non oltre i 2 metri di profondità, quindi sul fondo della piscina. Tutti possono tranquillamente provare ed è di estrema facilità. Attualmente la nostra squadra è formata da 12 elementi, quasi sempre tutti presenti, e facciamo soprattutto le trasferte in Alta Italia. Oltre maschera, pinna e boccaglio utilizziamo un disco che è in piombo, ricoperto di gomma chiaramente per una questione di sicurezza, un guanto di protezione con la parte del dorso della mano ricoperta di materiali antiurto e una mazzetta, anziché dell'occhio su ghiaccio che è particolarmente lunga, una mazzetta di questo genere che può avere diverse dimensioni ma non può superare i 30 cm come previsto dal regolamento. Per cui gli attrezzi sono semplici e pochi. In questo momento si sta allenando quella che è l'unica squadra qui nel Salento e pare anche nel Sud Italia. Ahimè, purtroppo devo dire di sì, siamo l'unica squadra, la prima squadra la incontriamo a Roma, poi di fatto le altre squadre sono Parma, Bologna, Torino, Trieste. Vi chiamate? I Corsari di Martignano.